All'abisso ariano biondo candigliota carlone cerquoni ciancio de chiara giannone giuliano Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Telitano, Tosatti, Toti, Triputi, Vitrotti, Zitoli, Allora, possiamo iniziare la seduta, visto che abbiamo 14 presenti, 10 assenti più la Presidente e abbiamo 3 consiglieri assenti giustificati e sono il consigliere Ciancio, il consigliere Giuliano e il consigliere Gugliotta. Allora, apriamo subito la seduta di oggi col primo punto all'ordine dei lavori, che è l'interrogazione numero 1 del 2018 a firma della consigliera Cerconi, avente ad oggetto crollo soffitto della mensa nel plesso scolastico Alessandro Manzoni. Io lascio subito la parola alla consigliera Cerconi per illustrarla. Buongiorno Presidente, buongiorno consiglieri, buongiorno assessori. L'interrogazione fa riferimento a quanto avvenuto in data 26/1/2018 con una situazione molto, a dir poco, incredibile all'interno della scuola del plesso scolastico Alessandro Manzoni. Come ben sapete, a causa di un'infiltrazione o di diverse infiltrazioni, lo scaldabagno posto al di sopra del lavandino nella mensa scolastica è crollato e con lui portandosi dietro ovviamente anche una parte dei tubi che rompendosi poi hanno allagato diciamo, l'area e di nuovo hanno fatto crollare parte del tetto. È evidente che c'è stato anche un problema di intervento, perché a quanto risulta dagli atti sono più di 2 anni che vengono segnalati dei gravi problemi strutturali dell'edificio da parte sia della dirigente che degli stessi genitori. Pertanto sappiamo anche che sono stati fatti diversi sopralluoghi da ditte appaltatrici, ma che il problema non è mai stato risolto. Quindi abbiamo, come Fratelli d'Italia, abbiamo depositato l'interrogazione per chiedere sia l'esito dei sopralluoghi effettuati, gli interventi da porre in essere a tutela dell'incolumità sia dei bambini che degli operatori, i tempi di intervento, ovviamente l'area era stata transennata e quindi per qualche giorno la scuola è stata chiusa, e aggiungo tutto ciò che riguarda sia i piani di valutazione del rischio, sia i controlli da parte del responsabile della sicurezza che sono stati fatti, come mai per 2 anni si è portata avanti questa situazione senza intervenire, e abbiamo ovviamente anche fatto, personalmente fatto un accesso agli atti per avere la relazione tecnica sulla situazione dello stabile. Attualmente sono in attesa dell'accesso agli atti e quindi della relazione, ma vorremmo capire meglio
quello come è stato possibile, perché se per 5 volte una ditta è intervenuta all'interno della struttura scolastica e non ha rilevato una questione così importante, diciamo che è un problema e che forse ci vorrebbe un po' più di attenzione e di controllo. Quindi io penso di essere stata abbastanza chiara, non mi dilungo perché le domande sono state precise, vorremmo sapere ad oggi la situazione, quali interventi sono stati fatti e soprattutto quali interventi ulteriori necessita la struttura scolastica, risottolineando il fatto che c'è anche un problema di pericolosità di alcuni arbusti, di alcuni alberi ad alto fusto e che per lungo tempo il verde non era stato potato e quindi anche quello, secondo noi, ha favorito, diciamo, l'otturazione delle canaline di scolo dell'acqua e quindi ulteriori infiltrazioni. Grazie. Molto velocemente, sia perché le domande sono precise, sia perché gli interventi nel frattempo sono anche stati in gran parte eseguiti. E il 29 gennaio abbiamo fatto, era un venerdì quando è successo l'episodio, in realtà non si è trattato del distacco del tetto, fortunatamente c'è stato uno scaldino, un boiler da 12 litri che era fisso alla parete al di sopra del lavandino nel refettorio e questo boiler, a causa verosimilmente della cattiva tenuta dei supporti, ha avuto questo crollo per cui l'acqua è fuoriuscita dalle tubazioni, è schizzata sul controsoffitto che, essendo il materiale idoneo a evitare, diciamo così, de delle cadute troppo pericolose, si è imbibito d'acqua, fondamentalmente questo è stato il problema, e non la struttura, non gli elementi portanti, ma i pannelli sono caduti. C'è stata la fuoriuscita di acqua che ha chiaramente allagato il pavimento. Questa cosa ovviamente è una cosa che è stata immediatamente affrontata diciamo, interdicendo l'area per consentire però l'esecuzione dei lavori. Sulla Manzoni, preciso, questo tipo di intervento, perché Manzoni è tutto il complesso e spesso si fa confusione tra i diversi plessi, c'è una scuola statale che è molto grande e poi c'è la scuola dell'infanzia comunale che è per l'appunto quella che è stata interessata in uno dei due padiglioni, diciamo così, dal problema. E è stato fatto tutto l'intervento di messa in sicurezza. Perché è stata interdetta tutta l'area? Perché contestualmente stavamo già intervenendo nella Manzoni statale invece per altro genere di problematiche che interessavano un dotto fognario che sta al di sotto della scuola. Ricordiamo che è una scuola storica quasi centenaria, per cui ha tutta una serie di problematiche legate proprio alla vetustà. Contestualmente erano stati fatti anche degli interventi per l'appunto sul verde, quindi di potature e quant'altro, e allora, onde consentire ai lavoratori di poter lavorare in maniera sicura e coordinata, abbiamo interdetto tutta l'area per qualche giorno e quindi sono stati portati avanti tutti quanti i lavori. L'unica cosa che manca è la seconda fase dell'impermeabilizzazione, cioè al di sopra di queste canaline che sono realizzate con dei giunti è stata posta l'impermeabilizzazione, ma e qui il meteo ahimè non ci aiuta perché è chiaro che l'episodio è capitato il 26 di gennaio, piogge e quant'altro. Per poter fare il secondo strato di impermeabilizzazione c'è bisogno che diciamo, il tetto sia completamente asciutto. Al momento è tutto impermeabilizzato già, ma per protezione ulteriore rispetto alla guaina di impermeabilizzazione. È l'unica lavorazione che manca su quel padiglione. Ma al momento è tutto quanto assolutamente in sicurezza, quindi diciamo la scuola viene regolarmente frequentata. Mi scuso anche per la brevità della risposta, anche per la concitazione, ma diciamo stiamo facendo tutta una serie di verifiche e di interventi a seguito dell'emergenza neve, per cui ecco ora sono venuta proprio perché questa interrogazione precedentemente era saltata a causa appunto di una serie di ritardi da parte. C'era stato il ritardo da parte della consigliera proponente e quindi ci tenevo ad essere presenti a dare questo tipo di risposta ora e data la risposta tornerò
nei vari plessi scolastici dove stiamo monitorando per l'appunto le situazioni di criticità legate all'emergenza gelo e neve. Sì, mi permetto di dire che manca, sono solo parzialmente soddisfatta. Solo parzialmente soddisfatta perché in realtà avevamo chiesto anche quali interventi concretamente erano stati posti in essere. Lei ci ha detto quale manca, però quali sono posti in essere? Per esempio, fuori dalla scuola e in concomitanza c'era un problema anche di fognature, di tubature. Per quello volevamo sapere quali interventi precisamente erano stati fatti e poi il piano della valutazione del rischio, se su quella scuola è stato fatto e soprattutto i controlli fatti dal responsabile per la sicurezza, se sono stati fatti. Quindi queste erano tre questioni fondamentali. Io mi auguro che emergano anche dalla relazione che ho richiesto e che venga soprattutto, oltre al problema della neve, riproposto un controllo generale sulle singole scuole. Cioè qui è la questione, e concludo, è prendere scuola per scuola e avere un check di tutti gli interventi chiesti, quelli fatti, quelli prioritari e quelli che dovremo fare con i prossimi appalti. Mi riservo di fare un'ulteriore interrogazione perché a noi e in Commissione Scuola noi questi elementi oggi chiari non li abbiamo. Quindi magari eventualmente con una controllo e garanzia, mi riservo di chiederlo in controllo e garanzia o nella Commissione per avere un check chiaro su ogni singola scuola, quelli fatti e quelli ancora da fare. Comunque mi auguro che l'attenzione che venga posta sull'edilizia scolastica sia maggiore perché a volte questa è una questione che è finita bene. Purtroppo però potevano esserci delle conseguenze gravissime ed enormi. Quindi prestare una particolare attenzione a Presidente, quello. richiamo al regolamento articolo 84,5. La consigliera deve dichiarare se sia o no soddisfatta della risposta. Grazie. L'ho detto all'inizio, forse stava chiacchierando e non ha sentito. Ho detto che mi ritengo solo parzialmente soddisfatta, l'ho detto all'inizio. Perché mancavano determinate risposte, non si agiti, mancavano determinate risposte che non sono state date e ripeto, mi auguro, ho detto all'assessore, mi auguro che mi verranno fornite con la relazione. Tutto qui. Grazie. Preciso, scusate, no, devo precisare. Presidente, il microfono. Il microfono. Sì, grazie. Vorrei ricordare ancora una volta che come l'articolo del regolamento già citato dal consigliere Giannone, la risposta deve essere in merito all'argomento, ne sono stati aperti almeno altri tre. Quindi io li vorrei contare, ne sono stati aperti almeno altri tre, comprese le commissioni, voglio dire, mi sembra il minimo, veramente, del dovere, dover concedere la parola altri 3 minuti all'assessore, Ma per nessuno ha detto che rispondere. non deve parlare, ma che non lo No, chiede scusa. lei forse no, ma gli altri li deve Non ho guardare. capito il problema, comunque posso dire, io ho detto all'inizio, Esiste un regolamento, per scusate, favore. io all'inizio ho detto, testimone anche il video, che subito se ero d'accordo, no, ho detto Presidente, ma possiamo parzialmente, lei ha parlare detto. tutti in qualsiasi momento? No, credo di no. Allora, sto dicendo che deve avere la parola l'assessore De Santis. Io gliela sto dando. Lo decida. Benissimo, vada avanti, assessore De No, Santis. volevo soltanto chiarire che la relazione era stata chiesta all'ufficio esatto, all'ufficio tecnico e quindi siccome con il nostro ingegnere responsabile della manutenzione ci sentiamo costantemente, so che la sta predisponendo, quindi ecco, questo volevo soltanto precisare. Circa l'attenzione, ho dato per scontato che tutti gli altri lavori che non ho detto che mancavano erano quelli che erano stati per l'appunto realizzati e l'attenzione è veramente massima alle strutture scolastiche ed educative, non solamente in momenti di emergenza, ma cerco anche da persona che la scuola la vive costantemente come insegnante, di porla, nonché come genitore di due alunne, di porla in maniera sistematica. È chiaro che
Al momento attuale ci sono ancora tante situazioni emergenziali perché lo sappiamo tutti che la manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio negli ultimi anni non è stata sicuramente una manutenzione puntuale e quindi riprendere in mano tutta una serie di situazioni è cosa sicuramente lunga per chiunque, nonostante l'attenzione scrupolosa e davvero certosina che viene posta. Cerchiamo attraverso il portale della manutenzione di tenere nota istituto per istituto, plesso per plesso, di tutte le segnalazioni che vengono fatte, di quelle che vengono eseguite e dei tempi anche di esecuzione. Cerchiamo nei limiti del possibile, abbiamo predisposto la riorganizzazione dell'ufficio tecnico anche per poter seguire non solo l'anteoperam ma pure i controlli post operam. È chiaro che su un patrimonio di 140, adesso pure 141 plessi scolastici, perché c'è stata data anche la scuola d'arti e mestieri, la manutenzione è faticosissima in un territorio amplissimo, non lo devo certo ripetere a voi che è il municipio più popoloso e anche la popolazione scolastica del nostro municipio è particolarmente popolosa. Quindi faticosamente, ripeto, cerchiamo tutto questo di farlo, se poi non è possibile da subito riuscire a dare delle risposte, come dire, a livello di commissione, di relazione e quant'altro, io questo non lo so, però davvero teniamo nota in maniera puntuale di tutto quello che cerchiamo faticosamente di realizzare. Fortunatamente abbiamo già appalti in essere che ci consentono, con la possibilità dell'accordo quadro, di non dover nemmeno aspettare i tempi spesso molto lunghi delle gare per la manutenzione e quindi di riuscire ad ottimizzare le risorse che non sono mai abbastanza per i nostri patrimoni scolastici, soprattutto per le scuole che sono di antica data. Grazie. Allora, andiamo avanti. Sì. Allora, prima di andare avanti devo comunicare come è stato deciso nella ultima conferenza dei presidenti dei gruppi consigliari, che in merito alla richiesta di alcuni consiglieri di maggioranza di applicare l'articolo 56,4 del regolamento municipale, l'ufficio di presidenza ha, nel rispetto dell'articolo, si è incontrato, ha deciso di convocare i consiglieri che appunto erano interessati e coinvolti dal suddetto richiamo. E c'è stata quindi una riunione, anche verbalizzata, in cui si è valutato il comportamento del consigliere che aveva, secondo alcuni, offeso una consigliera di maggioranza. È rimasto, il fatto non si cancella, il fatto non è cancellabile, è, diciamo, però stato trovato un accordo. C'è stato un chiarimento all'interno della riunione e per questo motivo la consigliera coinvolta ha chiesto scuse pubbliche che sono state effettuate e per questo motivo l'ufficio di presidenza non ha ritenuto di dover applicare questa volta quanto previsto dall'articolo 56,4, non perché il fatto non sia sgradevole e in futuro saremo sicuramente più severi, l'ufficio di presidenza prende assolutamente le distanze da atteggiamenti del genere e vorrebbe non vedersi costretto a doversi riunire per discutere di offese fatte durante la seduta di consiglio. Quindi questa volta su volontà dei consiglieri, diciamo, è stata una riunione abbastanza tranquilla e pacifica, lo voglio sottolineare, le scuse pubbliche accettate, si è deciso di procedere in questo modo. Nella riunione dei capigruppo mi è stato chiesto di fare questo annuncio qui, perché è giusto che il Consiglio, dove tutto si è svolto, abbia anche contezza e regolare rapporto di quanto deciso e sull'applicazione del regolamento, quindi sono qui a comunicarlo oggi. Fermo rimane il messaggio dell'ufficio di presidenza che spera e prega vivamente, chiede ai consiglieri di mantenere sempre un atteggiamento consono, perché trovarsi a discutere di argomenti del genere
veramente qualcosa da evitare. Quindi evitiamo anche oggi, se possibile, offese ed insulti durante la seduta di consiglio, perché non è piacevole poi dirimere eventuali situazioni che si vengono a creare. Grazie. Allora, andiamo avanti. Gli scrutatori di oggi saranno il consigliere Giannone, la consigliera Tributi e la consigliera Biondo. Andiamo avanti con l'ordine dei lavori. Abbiamo al primo punto la proposta di deliberazione per espressione, al secondo punto sì, degli atti, la proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6,2 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta della SO Ingegneria della Mobilità, avente ad oggetto modifica linea 548. A chi lascio la parola per l'esposizione? Consigliera Diana. Grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti i colleghi consiglieri. Dunque, nella seduta odierna della Commissione Mobilità abbiamo espresso il parere su due delle proposte in itinere presentate da parte dell'Agenzia della Mobilità. La prima, che è quella appunto che rappresentiamo in questo momento, è relativa alla linea 548, che è una linea che appunto parte dal piazzale est della stazione Tiburtina ed arriva sino a piazza di Cinecittà. Ci veniva proposta una modifica che avrebbe velocizzato nelle intenzioni dell'agenzia l'arrivo alla stazione Subaugusta in direzione di Cinecittà, eliminando praticamente la svolta a destra, e quindi ciò avrebbe comportato l'eliminazione di alcune fermate. Vi rappresento che appunto in questa mattina, proprio perché le fermate che si sarebbero eliminate si trovavano lungo il tragitto di Palmiro Togliatti, che è proprio quello dove la maggior parte degli utenti che si trovano a fruire dei servizi del nostro municipio fanno fermata, e che ha servito appunto in genere da vetture che consentono l'utilizzo anche da persone con disabilità, che noi abbiamo ritenuto assolutamente non accettabile, appunto, seppure fondata la richiesta, ma che non avrebbe trovato appunto un favore da parte di questo consiglio. Quindi questa mattina la Commissione Terza si è espressa con voto contrario nei confronti di questa proposta. I colleghi conoscono i dettagli, perché ovviamente è stata inviata a tutti a suo tempo, e quindi ecco, semplicemente questo. Grazie. Altri interventi? Consigliere Toti. Stamattina ho partecipato anch'io alla commissione, ho condiviso le preoccupazioni della Presidente della Commissione e mi sono espresso anch'io in maniera contraria all'atto che ci è stato indirizzato. Perciò ecco, voglio dire che con questo esprimo anche il mio voto, senza farlo successivamente, ecco, la mia contrarietà a quest'atto. Altri interventi? Ci sono altri interventi? No. Dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni. Ah, sì, consigliera Biondo. Sì, grazie Presidente. Semplicemente per dire che anche il Partito Democratico esprimerà voto contrario rispetto a questa proposta, che appunto ancora una volta da parte dell'Agenzia della Mobilità taglia le fermate e in alcuni casi anche alcune linee, senza però dare, diciamo, una prospettiva di diversificazione anche dell'offerta del servizio pubblico. Aggiungiamo semplicemente una cosa, nel senso che poi, come noi sappiamo, il parere che esprime la Commissione Municipale è un parere non vincolante per l'Agenzia della Mobilità, e invece su questo noi pensiamo si debba in qualche modo chiarire qual è il rapporto tra municipio e Agenzia per la Mobilità, perché vi ricordo ad esempio che anche rispetto al piano di su cui abbiamo tanto lavorato insieme non abbiamo ancora ricevuto notizie, e quindi non possiamo essere semplicemente la commissione non può essere semplicemente un luogo in cui arrivano delle carte, si dice sì
o no, come se fossero degli spettatori davanti ad un televisore, bisogna pretendere dall'Agenzia per la Mobilità una interlocuzione più approfondita, quale aveva apparentemente dimostrato nella discussione che abbiamo avuto sul deposito di Tor Vergata, che poi però invece non ha avuto un esito felice, perché abbiamo espresso un voto contrario a quella proposta, ma non sappiamo ad oggi qual è l'iter di quella stessa proposta, ovvero se vanno avanti comunque nonostante il nostro parere contrario, se invece ci sono delle proposte alternative. Ci piacerebbe, e penso che piacerebbe ancora prima che a noi, ai cittadini di questo municipio, avere la possibilità di discutere in quest'aula, nelle commissioni, insieme all'Agenzia per la Mobilità, le soluzioni necessarie che bisogna necessariamente trovare rispetto a un servizio pubblico che ha dei limiti. Non possono metterci nelle condizioni semplicemente di dire no accettando lo status quo, perché anche lo status quo non è dei migliori. Abbiamo però bisogno su questo di fare un lavoro serio, che come Partito Democratico ci sentiamo di dire Agenzia per la Mobilità in questi due anni non ci sta permettendo di fare. Grazie. Ci sono altri interventi? No, non mi sembra. Se non ci sono, ditemelo voi, se qualcuno vuole fare intervento. Sì, certo. Grazie Presidente, sì, in qualità ovviamente di Presidente della Commissione, su queste tematiche come su altre ovviamente non ho problemi, insomma, se interloquire nella Commissione stessa. Purtroppo sono i regolamenti che attribuiscono ai nostri pareri un potere, diciamo così, non vincolante, quindi fino a che un decentramento amministrativo non verrà completato, dal 99 ovviamente questa situazione deve essere in qualche modo modificata. Noi siamo i primi ad auspicare che vi siano anche delle porzioni che sono afferenti ai contratti di servizio, quindi una parte, diciamo, della parte decentrata, anche la possibilità di incidenza maggiore. Qui abbiamo persone che sono nell'amministrazione e magari anche in questo consiglio da un pochino più di tempo, quindi magari hanno ancora maggiore visione di noi rispetto a quelle che sono cose che tutti quanti riteniamo debbano cambiare. Per quanto riguarda la questione specifica, io da subito posso dire che ho detto fortemente che assolutamente noi non avremmo accettato questa modifica, e quindi credo che, per quanto ovviamente a livello regolamentare il nostro parere sia non vincolante, questo si è assolutamente preso in esame, proprio date delle valutazioni che probabilmente in agenzia non erano state fatte in modo, diciamo così, specifico. E quindi abbiamo rappresentato l'esigenza ed è stata assolutamente recepita. Per quanto attiene il piano di razionalizzazione, io proprio solo un secondo, semplicemente perché volevo chiedere di rimanere sul tema. Per magari ovviamente tranquillizzare i colleghi e chi ci segue. La razionalizzazione ovviamente è stata fermata dal nostro parere contrario. Ci sono tutta una serie di aggiustamenti sulla rete di trasporto pubblico, che sicuramente quella, diciamo, di superficie risentirà della prossima apertura della linea della metro C di San Giovanni, quindi ci saranno tutta una serie di aggiustamenti che infatti... Devo interrompere, vorrei che si rimanesse sulla dichiarazione di voto per queste cose in commissione. Va bene, prossima settimana ne riparleremo. E il nostro voto sarà ovviamente favorevole al parere contrario. Benissimo. Sì, allora ci sono altre dichiarazioni? Non vedo mani alzate. Allora, vorrei ricordare che la delibera per espressione di parere contiene il voto contrario. Quindi, quanti favorevoli al voto contrario? Quanti contrari al voto contrario? Astenuti? Vediamo, giusto per doppio controllo, ma è così, sono 19. Favorevoli al parere contrario. Bene. Andiamo avanti col punto successivo, è la proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6,
comma 2 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta sempre di ingegneria della mobilità avente ad oggetto modifica della linea 671. Immagino sempre, consigliere Ariano, sempre. Sì. Sì, grazie. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Questa mattina ci siamo trovati, ovviamente questo è il secondo parere a cui facevo riferimento in precedenza, che è stato votato in questa mattinata. Dunque, la linea 671 in questo caso verrebbe velocizzata e perderebbe la sosta in due impianti di fermata. Su questa sono state rappresentate da parte di agenzia, abbiamo richiesto degli approfondimenti sulle salite e discese nelle giornate ordinarie ed effettivamente l'impianto rispetto a quello che sarebbe il beneficio a livello di tempi di percorrenza ha trovato comunque delle considerazioni favorevoli da parte della commissione, che si è espressa questa mattina in senso favorevole. Ci sono interventi? Consigliere Toti. Sì, io già stamattina ho espresso preoccupazioni rispetto alla praticamente a venir meno di due fermate in una zona abitata da molte persone anziane. Perciò ecco la preoccupazione, anche perché poi io avevo chiesto se era stato sentito il comitato di quartiere di Arco del Travertino. Purtroppo non ci sono state in commissione, non ho avuto delle indicazioni rispetto a questo precise e perciò mi sono astenuto in commissione e oggi mi astengo anche rispetto a questo parere. Altri interventi? No? Espressione di parere? Vogliamo fare dichiarazione di voto? Sì, consigliere. Fratelli d'Italia voterà contro, per quanto anche detto dal consigliere che mi ha preceduto nell'intervento. Il quartiere non si presta a un taglio di fermata, anche perché l'allungamento del tratto provoca non pochi problemi ad una popolazione anche grande. Crediamo che il taglio delle fermate non sia la soluzione migliore per affrontare il tema dei ritardi, né tantomeno le tempistiche sul passaggio degli autobus. Non ci risultano benefici rispetto al taglio delle fermate, pertanto non vediamo come sia possibile e quali potrebbero essere questi benefici a favore degli utenti. Altre dichiarazioni? Voteremo ovviamente contrario, cioè l'ho detto all'inizio. Altre dichiarazioni? Consigliera Biondi. Sì, grazie Presidente, per annunciare il voto contrario del Partito Democratico, perché la nostra posizione, abbiamo avuto modo di esprimerlo anche in altre occasioni, è che di fronte a un taglio netto delle fermate bisogna però garantire l'aumento delle frequenze. Dato che questa garanzia, come hanno detto anche i ieri che mi hanno preceduto, ad oggi non l'abbiamo e quindi rischieremo semplicemente di perdere delle fermate, un servizio per alcuni quartieri serviti dalla linea 671, ad oggi il nostro parere è assolutamente contrario. Altre dichiarazioni? Consigliera Ariano. Mi permetto di dire che appunto collega consigliere Toti questa mattina era presente e ha fatto con noi ovviamente le sue opportune valutazioni appunto sugli elementi che sono stati posti sul tavolo appunto in sede di commissione. E appunto vi era solamente la maggioranza e Toti, quindi è evidente che magari molte delle valutazioni che sono state rappresentate a chi non era presente magari possono sfuggire. Sì, quindi siamo in dichiarazione di voto, Presidente. Io non faccio richiamare regolamento, però se la consigliera... Ma lei mi ha parlato sopra mentre io stavo dicendo, ho detto la stessa cosa, quindi... Mi scuso. Guardi, non c'è bisogno. Forse se lei non avesse parlato sopra di me si sarebbe sentito quello che stavo dicendo. Mi scuso con tutti, Presidente, e con i colleghi. E noi voteremo favorevolmente. Possiamo andare avanti con la dichiarazione di voto e vorrei che rimanesse una dichiarazione di voto.
Vuole averlo? Sì. Io capisco che forse magari non sia stato chiaro quando ho rappresentato il documento. La maggioranza ha ritenuto che questa tipologia di provvedimento, in base ai dati che sono stati rappresentati dall'agenzia, sia comunque un elemento positivo per l'utenza e quindi ha votato favorevolmente. Bene, ci sono altre dichiarazioni di voto? No, perché credo che tutti siano stati rappresentati. Bene, andiamo avanti con la votazione. La finiamo, per favore, andiamo avanti con la votazione. Favorevoli al parere favorevole. Contrari. Astenuti. Abbiamo 13 voti favorevoli, 5 contrari e un astenuto, quindi l'espressione di parere viene approvata. Bene. Passiamo al punto successivo, al punto 4, all'ordine dei lavori, che è la proposta di deliberazione avente ad oggetto nomina degli organi elettivi del Centro Sociale Anziani Spartaco. Chi vuole illustrare? Consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Questa è una proposta di deliberazione che proviene dagli uffici, quindi è un atto amministrativo, per il quale è stato richiesto un'espressione di parere dalla Commissione competente politiche sociali. Procedo con la lettura dell'atto. Premesso che in data 13 dicembre 2010, con deliberazione di Roma Capitale 28, è stato approvato il regolamento per il funzionamento dei centri sociali anziani, che con deliberazione 43 del 7 novembre 2017 è stato approvato il calendario relativo allo svolgimento delle operazioni di voto per l'elezione degli organi di gestione dei centri anziani del municipio Roma 7, che la data delle operazioni di voto per il CSA Spartaco è stata definita per il 30 gennaio 2018, che in base all'articolo 15 del regolamento sono state raccolte le candidature come da verbale CI243520, che in data 30 gennaio 2018 sono state regolarmente effettuate le operazioni di voto nel CSA Spartaco come da verbale protocollo CI22937. Abbiamo il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del parere, dell'ufficio proponente, favorevole in ordine alla regolarità contabile della Ragioneria Generale, firmati dal direttore del socio educativo e dal dirigente della 14ª unità organizzativa della Ragioneria. Parere ai sensi dell'articolo 31,2 del regolamento degli uffici e servizi, a firma del direttore del municipio. Premesso che risultano iscritti al centro anziani numero 279 che hanno votato nella giornata del 30 gennaio 2018 numero 181 anziani, che per il presidente le schede valide sono state 176, le schede bianche 3 e le schede nulle 2, che per i componenti del comitato di gestione le schede valide sono state 173, le schede bianche 3 e le schede nulle 5, che risultano votati. Presidente, signor Guerri Fine, voti 100, signor Lovino Ettore, voti 76, componenti del comitato di gestione, signora Anelli Iolanda, voti 12, Anelli Irene, 25, Battistina Alessandro, 14, Berioli Tino, 4, Branca Leoni Guido, 5, Guerri Fine, 88, La Capra Alfonso, 2, Lovino Ettore, 19, Petino Rinaldo, 4. Che sensi l'articolo 14 del regolamento la composizione degli organi elettivi del centro è pari al numero 7 componenti, compreso il presidente, che sensi l'articolo 15 del regolamento la signora Guerri Fine opta per l'incarico al presidente, che sensi l'articolo 17 del regolamento il signor Berioli Dino entra a far parte del comitato di gestione, che pertanto la composizione degli organi elettivi risulta come di seguito elencata. Presidente, signor Guerri Fine, voti 100, componente del comitato di gestione, Anelli Irene, voti 25, Lovino Ettore, 19, Battistina Alessandro, 14, Anelli Iolanda, 12, Branca Leoni Guido, 5, Berioli Dino, voti 4. I signori Petino Rinaldo, voti 4, La Capra Alfonso, voti 2, in base all'articolo 18 del regolamento per il funzionamento dei centri sociali anziani, rimangono in graduatoria per eventuali surroghe. Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Permanente Competente Municipale riunitasi nella seduta del 23 febbraio 2018, atteso che in data 8 febbraio 2018 il dirigente della Direzione Socioeducativa del Municipio Roma 7 ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del TUEL approvato con decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. Il direttore della direzione socio-educativa, firmato dottoressa Pelosi. Atteso che in data 8 febbraio 2018 il direttore del municipio Roma 7 ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31,2.d del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, si attesta la coerenza della proposta di deliberazione indicata in oggetto con i documenti di programmazione dell'amministrazione. Firmato il direttore, dottor Menichini. Vista la deliberazione di Roma Capitale 28 del 13 dicembre 2010, visto lo statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione 8 del 7 marzo 2013, il Consiglio del Municipio Roma 7 delibera di approvare la seguente composizione del Comitato di Gestione del CSA Spartaco. Presidente, signor Guerri Fine, voti 100, componenti Comitato di Gestione, signora Anelli Irene, voti 25, Lovino Ettore, 19, Battistina Alessandro, 14, Anelli Yolanda, 12, Branca Leoni Guido, 5, Berioli Dino, 4. I signori Petino Rinaldo, voti 4, la Capra Alfonso, voti 2, in base all'articolo 18 del regolamento per il funzionamento dei centri sociali anziani, rimangono in graduatoria per eventuali surroghe. Grazie. Altri interventi? No? Sì, consigliere sì, Toti. Esprime felicitazioni alla Presidente, che già io ricordo essere da anni portavoce, diciamo, comunque presente all'interno di questo centro Spartaco e a tutti i comitati di gestione. Perciò auguri senz'altro da parte di Forza Italia perché questo centro sia veramente un centro all'avanguardia nel municipio. No? Allora dichiarazioni di voto? Consigliera Cercone. Ovviamente è una ratifica, quindi voteremo tutti quanti a favore e ci auguriamo, aggiungo solo questo per motivare il nostro voto favorevole, ci auguriamo che insomma sia l'inizio della sistemazione di tante situazioni all'interno di tanti centri anziani che hanno visto anche la commissione sociale, teatro a volte di qualche problematica all'interno degli stessi centri e siamo sempre più convinti, avendo fatto anche su questo un buon lavoro nelle commissioni, siamo sempre più convinti di poter dare il nostro appoggio ai centri sociali anziani e di poterli essere, farli essere veramente centro aggregativo e contro la solitudine che spesso, insomma, porta, si porta con l'andare dell'età. Quindi ci ringraziamo anche la Commissione e facciamo gli auguri ai neoeletti. Bene, altre dichiarazioni di voto? No? Ah sì, consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, naturalmente il Movimento 5 Stelle si esprimerà favorevolmente per la votazione di questa proposta di delibera e ci uniamo ai consiglieri che ci hanno preceduto rispetto agli auguri di buon lavoro per il nuovo comitato di gestione e accogliamo diciamo, quelle che sono state le dichiarazioni precedenti, nel senso che noi vediamo il Centro Sociale Anziani come un luogo di aggregazione non solo delle persone anziane, ma con un'apertura al territorio. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? No, non mi sembra. Passiamo quindi al voto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Voti favorevoli, quindi viene approvata la delibera e vorrei votare ora per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Stesso risultato, sembra di capire. Bene, approvata anche questa. Passiamo al punto successivo. 5, che è la proposta di deliberazione avente oggetto nomina degli organi elettivi del Centro Sociale Anziani La Torretta.
Consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Anche in questo caso l'iter seguito da questo schema di deliberazione è quello indicato per l'atto precedente, quindi si tratta di una proposta amministrativa da parte degli uffici che passa come da regolamento in commissione per un parere che viene allegato poi allo schema di deliberazione per approvazione in consiglio. Procedo con la lettura dell'atto. Premesso che in data 13 dicembre 2010 con deliberazione di Roma Capitale 28 è stato approvato il regolamento per il funzionamento dei centri sociali anziani, che con deliberazione 43 del 7 novembre 2017 è stato approvato il calendario relativo allo svolgimento delle operazioni di voto per l'elezione degli organi di gestione dei centri anziani del municipio Roma 7, che la data delle operazioni di voto per il CSA La Torretta è stata definita per il 6 febbraio 2018, che in base all'articolo 15 del regolamento sono state raccolte le candidature come da verbale protocollo C245638, che in data 2 febbraio 2018 il signor Matronola Umberto ha ritirato la candidatura a presidente, protocollo C24329, che in data 6 febbraio 2018 sono state regolarmente effettuate le operazioni di voto nel CSA La Torretta come da verbale protocollo C28545. Pareri resi ai sensi per gli effetti dell'articolo 49,1 del decreto legislativo 267 18 agosto 2000, parere tecnico ufficio proponente, visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, parere ragioneria generale favorevole in ordine alla regolarità contabile. Parere reso dal direttore ai sensi dell'articolo 31,2 del regolamento degli uffici e servizi. Premesso che risultano iscritti al centro anziani numero 1113 che hanno votato nella giornata del 6 febbraio 2018 numero 490 anziani, che per il presidente le schede valide sono state 332, le bianche 94 e le nulle 64, che per i componenti del comitato di gestione le schede valide sono state 441, le bianche 8 e le nulle 41, che risultano votati alla carica di presidente il signor Di Pietrantonio Vincenzo, voti 332, componente del comitato di gestione il signor Amatori Armando, voti 34, Bernardi Anna, voti 5, Camodega Martino, 15, Cerulli Mario, 60, D'Amico Luigi, 49, Di Pietrantonio Vincenzo, 27, Francescangeli Elio, 53, Gottardi Franco, 20, Lanna Amleto, 36, Leardi Guglielmo, 7, Murranca Maria Teresa, 12, Petracca Massimo, 56, Rastelli Annunziata, 36, Rossi Italo, 31. Che ai sensi dell'articolo 14 del regolamento la composizione degli organi elettivi del centro è pari al numero 9 componenti, compreso il presidente, che pertanto la composizione degli organi elettivi risulta come di seguito elencato. Presidente, signor Di Pietrantonio Vincenzo, voti 332, componenti del comitato di gestione, signor Cerulli Mario, voti 60, Petracca Massimo, 56, Francescangeli Elio, 53, D'Amico Luigi, 49, Lanna Amleto, 36, Rastelli Annunziata, 36, Amatori Armando 34, Rossi Italo 31, i signori Gottardi Franco voti 20, Camodega Martino 15, Murranca Maria Teresa voti 12, Leardi Guglielmo voti 7, Bernardi Anna voti 5, in base all'articolo 18 del regolamento per il funzionamento dei centri sociali anziani rimangono in graduatoria per eventuali surroghe. Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Permanente Competente Municipale riunitasi nella seduta del 23 febbraio 2018, atteso che in data 14 febbraio 2018 il dirigente della direzione socio-educativa del municipio Roma 7 ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del TUEL approvato con decreto legislativo 267 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, firmato dal direttore della direzione socio-educativa, dottoressa Rita Pelosi. Atteso che in data 14 febbraio 2018 il direttore del municipio Roma 7 ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta, ai sensi e per gli effetti articolo 31,2.d del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, si attesta la coerenza della proposta di deliberazione indicata in oggetto con i documenti di programmazione dell'amministrazione, firmata dal direttore, dottor Menichini. In vista della deliberazione di Roma Capitale 28 del 13 dicembre 2010, visto lo statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione 8 del 7 marzo 2013, il Consiglio del Municipio Roma 7 delibera di approvare la seguente composizione del Comitato di Gestione del CSA La Torretta. Presidente, signor Di Pietrantonio Vincenzo, voti 332. Componenti del Comitato di Gestione, i signori Cerulli Mario, voti 60, Petracca Massimo, 56, Francescangeli Elio, 53, D'Amico Luigi, 49, Lanna Amleto, 36, Rastelli Annunziata, 36, Amatori Armando, 34, Rossi Italo, 31.
I signori Gottardi Franco, voti 20, Camodega Martino, voti 15, Murranca Maria Teresa, voti 12, Leardi Guglielmo, voti 7, Bernardi Anna, voti 5. In base all'articolo 18 del regolamento per il funzionamento dei centri sociali anziani, rimangono in graduatoria per eventuali surroghe. Colgo l'occasione per fare i complimenti al nuovo comitato di gestione e in particolare per ringraziare gli uffici per l'enorme lavoro svolto in questo periodo a causa proprio dei rinnovi di tutti i comitati di gestione dei centri sociali anziani. Grazie. Altri interventi? Consigliere Toti. Il centro La Torretta è uno dei più grandi senz'altro del nostro municipio. Qui vedo 1113 iscritti, hanno votato 490 anziani. Però ecco, bisogna dire, a parte i complimenti al Presidente e a tutti i membri del Comitato di Gestione, che se li meritano tutti, però ecco, io volevo ricordare al Presidente della Commissione le polemiche, le preoccupazioni che erano state espresse da molti iscritti, anche membri del Comitato di Gestione, nella passata diciamo consigliatura, del centro anziani rispetto al passato, rispetto ai bilanci. Voglio dire, ho partecipato appunto a due o tre commissioni che hanno discusso di questo, perciò io quello che chiedo al Presidente della Commissione è chiarezza rispetto al passato. Ecco, dato che erano stati posti anche dei giorni, io ricordo 5 giorni, per portare tutta la documentazione, ecco, è importante che si porti chiarezza rispetto alle gestioni precedenti e se c'è persone che non si sono comportate correttamente si prenda provvedimenti rispetto a queste. Altri interventi? No, dichiarazioni di voto? Un intervento finale? Sì, certo. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Com'è possibile verificare agli atti che sono resi disponibili sulla piattaforma del Comune di Roma, quindi mi riferisco ai verbali della Commissione 4, abbiamo richiesto proprio come Commissione di approfondire la cosa direttamente al direttore dell'area socio-educativa, presente in una delle ultime commissioni che si sono svolte. Come ricordavo in fase di presentazione dell'atto, in questo momento gli uffici sono particolarmente impegnati per la redazione degli atti e per l'iter amministrativo relativo alle elezioni che ci sono all'interno di quasi tutti i centri anziani. Quindi diciamo questo è un periodo molto particolare e intensivo di lavoro per gli uffici. Ciò non toglie che noi abbiamo fatto una richiesta formale, ufficiale, e io sono solo il rappresentante della Commissione, ma l'ho fatta a nome di tutti i commissari, a prescindere dalle forze politiche, e quindi continueremo a seguire la questione di questo e di altri centri laddove fosse necessario e in tal caso sollecitare diciamo un intervento, insomma una risposta da parte degli uffici. Questo è l'impegno che noi possiamo prendere tranquillamente. Grazie. Bene, dichiarazioni di voto. Consigliera Cerconi. Ovviamente siamo favorevoli, come detto, per l'altro rinnovo. In questo caso facciamo gli auguri anche al nuovo comitato di gestione. Ci auguriamo di proseguire serenamente tutti i rinnovi dei centri anziani, dei comitati dei centri anziani, perché ne avremo ancora altri. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? No, non mi sembra. Andiamo con la votazione. Favorevoli. Contrari, astenuti, anche qui abbiamo 18 voti favorevoli e anche qui vorrei chiedere l'immediata eseguibilità, quindi favorevoli, contrari, astenuti, unanimità. Perfetto, concessa. E allora che dire? No, che dire? Io intanto le ringrazio per la loro solerzia, però
Tanto volte non si riesce a parlare. Volevo semplicemente fare i miei, perché li vedo qui, non, quindi li vedo, volevo semplicemente fare auguri di buon lavoro ai nuovi eletti dei centri anziani, tutto qui. A volte, no, tranquillo, è veramente molta solerzia, quindi grazie. E l'ultimo punto all'ordine dei lavori di oggi era l'approvazione dei verbali, che essendo stati in visione si risulta in ufficio consiglio, come al solito, si risultano essere approvati, e sono i 42 e 43 delle sedute del 14 e del 19 dicembre del 2017. La seduta finisce qui, sono le 15:45. Yeah.